L'Ecomuseo del Paesaggio Lomellino opera come un articolato progetto di tutela, valorizzazione e promozione della Lomellina, territorio dal patrimonio culturale millenario stretto fra i fiumi Po, Sesia e Ticino, nella parte occidentale della provincia di Pavia, in Lombardia. Castelli, abbazie, basiliche e poi garzaie, fontanili, un reticolo di canali irrigui, cascine, antiche strade che percorrono il territorio. Con un comune denominatore, il riso, che non può vivere senza acqua. In Lomellina, lungo i fiumi e i canali che irrigano le verdi distese di riso, si sviluppano numerosi percorsi ciclopedonali che permettono di scoprirne le bellezze naturalistiche, con paesaggi affascinanti, popolati da aironi, ibis sacri e da un'avifauna variegata. Poi i tanti prodotti tipici e gustosi del territorio. È la Lomellina da scoprire in un ambiente affascinante, ricca di storia, di tradizioni e di buona cucina. La ricchezza d'acqua in Lomellina garantisce la presenza di habitat naturali unici e affascinanti come le garzaie, zone umide in cui si accoppiano e nidificano gli aironi. La Lomellina detiene, in Lombardia, il più alto numero di ettari di terreno destinati ad accogliere questi ardeidi e altre specie. Nelle garzaie e nei parchi naturalistici sono presenti le principali specie dell'avifauna e della fauna territoriale. Il valore di queste aree e l'interesse naturalistico sono stati riconosciuti a livello europeo dalla Rete Natura 2000. L'acqua garantisce alla Lomellina e al limitrofo Pavese il primato europeo per superficie a risaia. 75.000 ettari è la media annua. La Lomellina è sinonimo di riso dal 1470, quando i duchi Sforza introdussero il cereale asiatico in un terreno di Villanova di Castelnuovo. Illuminante a tal proposito è la lettera scritta nell'autunno 1844 da Camillo Benso di Cavour all'agronomo francese Naville de Chateauvieux. Sono stato colpito dalla ricchezza delle colture e dall'abilità degli agricoltori della Lomellina. Questa regione, che è compresa tra il Po, il Ticino e la Sesia, è un vero giardino. Essa non ha niente da invidiare alla Lombardia per le marcite, le praterie e i gelsi. Quello che è più stupefacente è che quel paese ha raggiunto tale grado di fertilità in meno di 50 anni. Alla fine del secolo scorso, meno qualche eccezione, non era che una landa e una palude. Nasce nell'acqua e muore nel vino, si usa dire nella pianura, dove il riso è seminato in primavera e raccolto fra settembre e ottobre. Qui, tra Vercelli, Novara e la Lomellina, che fino al 1859 era piemontese, cioè del Regno di Sardegna, si trova il 50% circa della superficie risicola italiana. Le tre zone formano un triangolo dai chicchi d'oro. In Lomellina operano numerose industrie agroalimentari e centinaia di imprese agricole. A Sartirana, Lomellina, è da visitare la pila, a lato del castello. Al suo interno c'è il Museo della Pilatura del Riso e delle Tradizioni Contadine. È un esempio di archeologia agroindustriale edificato nel XVII secolo. È un antico magazzino di stoccaggio del riso, unico nel suo genere per fascino e stato di conservazione. La denominazione deriva dal processo di pilatura che trasformava il riso grezzo in riso bianco attraverso la sbramatura e la sbiancatura. All'interno delle sale trovano spazio mostre dedicate alla moda, all'arte e al design. La Pila organizza e promuove numerosi eventi artistici e culturali. In altre aziende del territorio, a scopo dimostrativo, è ancora possibile osservare l'antico rito della pilatura del riso. Presso varie aziende è possibile acquistare i prodotti tipici della filiera risicola. Prima di continuare o alla fine degli itinerari prescelti per il vostro viaggio in Lomellina, vi invitiamo a scoprire i prodotti tipici che possono essere reperiti nei numerosi negozi specializzati del territorio. Potete acquistare la cesta della Lomellina. Nel paniere sono inserite solo le delizie prodotte in Lomellina, dal riso ai suoi derivati, dal salame d'oca ai GP di Mortara, ai prodotti d'eco, come la dolcissima cipolla rossa di Breme, gli asparagi di Cilavegna, la zucca bertagnina di Dorno, il fagiolo borlotto di Gambolò e il salame sottograsso di Olevano, per terminare con i dolci.
Inoltre potrete degustare la buona cucina lomellina nei vari esercizi ristorativi del territorio e partecipare alle numerose sagre ed eventi che si sviluppano nel corso dell'anno in Lomellina, terra di affascinanti paesaggi che regalano emozioni in ogni stagione dell'anno. Buona visita!